stessa cosa. Va bene. Allora, prima di tutto vorrei ringraziare l'opportunità che a me e al mio socio avete dato per essere qua presenti davanti a una platea molto variegata. E stamattina ho ricevuto questa presentazione, l'elenco, sono al numero 33, quindi vorrei vedere chi si alza a mettermi in croce. Vediamo un attimino. Allora, la nostra piattaforma è una piattaforma già operativa da un mese. Abbiamo creato questa azienda quasi un anno fa, ad agosto 2015. Abbiamo ottenuto già un finanziamento FEI quest'anno, a febbraio, per 150.000 euro. Interamente utilizzati per lo sviluppo della piattaforma. La piattaforma, come potete leggere, di cosa si occupa? Si occupa di gestire rifiuti, materiali post-consumo delle aziende e anche dei privati. Per la loro riduzione riutilizzo per produrre nuove materie prime. La piattaforma in questo momento è della TAE Bioenergy SRL, di nostra proprietà, dove abbiamo registrato il nome, borsinorifiuti.com. È iscritta, come ho detto, da dicembre 2015 tra le start-up innovative della Camera di Commercio di Milano. Abbiamo ottenuto già un FEI di 150.000 euro. Da maggio, da poco tempo, siamo online. Siamo online per far che cosa? Cosa fa la piattaforma? Prima di tutto vediamo il nostro pubblico, potenziale pubblico, i nostri potenziali utenti. Sono circa 3 miliardi di persone, producono 5 miliardi di tonnellate l'anno di rifiuti riciclabili. Le aziende che sono presenti in questi paesi producono 271 milioni di tonnellate di rifiuto e in questi paesi sono sviluppate delle aziende che producono tecnologia per l'energia rinnovabile e per l'ambiente. Sono circa quasi 6 milioni di aziende. Un po' i servizi che si propone la piattaforma. La piattaforma, come ho detto, è già online. Alcuni servizi sono già fruibili, soprattutto quello dei rifiuti prodotti dalle aziende e dagli enti pubblici, dove in questo momento stiamo gestendo 60.000 tonnellate di rifiuti tramite delle applicazioni ad asta, dove esiste la certificazione della filiera. Quella che stiamo mettendo in questo momento online è Differenziamo, dove i privati, tutti voi anche, poter inserire quelli che noi chiamiamo non rifiuti, ma prodotti, materie prime di riciclo. Da qua si esula dalla normativa rifiuti, infatti il rifiuto per la legislazione è qualsiasi prodotto che uno intende abbandonare o è obbligato a cedere. Noi ci fermiamo un attimo prima e facciamo in modo che quello che oggi è rifiuto rimane materia prima. L'applicazione è Differenziamo. Quindi tutti i privati possono inserire i loro prodotti e noi ci occupiamo dell'acquisto. In questo momento c'è una piccola community che sta portando sulla nostra piattaforma. In un mese siamo riusciti a far iscrivere, si sono iscritti di loro volontà, circa 200 privati. E la piattaforma può iniziare il recupero di queste materie prime nel momento in cui in ogni città ci sono 100 iscritti. Dopo l'applicazione Differenziamo abbiamo il servizio Superfast, è un servizio rivolto alle piccole aziende. Premetto, noi facciamo da intermediari, d'altra parte abbiamo gestori ambientali, io sono un gestore ambientale. Piccole aziende e artigiani che si iscrivono
sulla piattaforma per ottenere un servizio di smaltimento in 72 ore. In questo momento sarà il prossimo servizio che andrà, sarà fruibile sulla piattaforma e sarà fruibile dal mese di ottobre. Già abbiamo gestori ambientali che si sono resi disponibili per più di 20 province italiane a effettuare lo smaltimento degli ordini che noi riceviamo entro le 72 ore, quindi con contratti bilaterali già stipulati. Poi c'è Trasportami Ora. Il trasporto è una delle problematiche da risolvere per rendere un po' il paese più sostenibile, dove all'interno ci sono delle inserzioni di chi può fare trasporti, chi vuole fare trasporti sia di rifiuti che di beni. Le aziende che già conoscono l'impianto di riciclo che trovano all'interno della piattaforma possono ordinare il ritiro e con la destinazione finale già indicata. Dopodiché abbiamo il servizio in cui in questo momento è fruibile, è un servizio di aste online sui materiali di riciclo che hanno un valore e anche sui servizi, quindi sono realizzate due tipi di aste, una rialzo e una ribasso. Dall'altra parte, quindi abbiamo, come abbiamo detto prima, con rifiuti, aziende che cercano di collocare il miglior modo i loro rifiuti, e dall'altra parte abbiamo i gestori ambientali che ogni mese offrono sulla piattaforma i loro migliori servizi e quindi sono intercettabili dalle aziende che hanno inserito i loro rifiuti, i propri rifiuti. Finito. Il resto su borsinorifiuti.com. Grazie. Sì, ma avete cominciato in una città o non avete ancora cominciato? A ottobre iniziamo in queste 20 province. Ok, allora smaltiamo ora. Mentre più di 200 persone sono iscritte per ottenere il differenziamo. Poi abbiamo, come ho detto, 60.000 tonnellate di rifiuti in questo momento già gestiti. Grazie.